Eccoci qua bimbi, ben ritrovati. Finalmente con le giornate un pochino più lunghe, le temperature che si sono alzate. Ancora non possiamo uscire, essere liberi di fare ciò che vogliamo, però pian piano supereremo anche questo momento. Via, è rimasto ancora poco. E volevo un salutone grande, onestamente e sinceramente da me, da Cristiano, da Magical Pet e da loro due, Zoom e Thor. Volevo ringraziare tantissimo, tantissimo tutti quelli che ci hanno scritto, ci hanno mandato disegni alla posta del cuore, dicendo che sono stati bravi, soprattutto Zuma che ha avuto la possibilità di mettere in luce le sue performance atletiche nel percorso fatto. E volevo salutare, principalmente rispondere, due bambine che hanno scritto a me per la prima volta senza tralasciando la mia VIP. E che è Paolina di Porto Recanati ed Alessandra di Ancona, due ragazzine che abbiamo conosciuto con lei in ospedale a Zalesi qualche tempo fa. Le ricordiamo benissimo, giusto Zuma che le ricordiamo? Sì, te le ricordi anche tu. Paolina era quella bambina sempre nella sua stanza intenta a fare mille giochi, invenzioni, giocando con carta, forbici, colori, sempre impegnatissima. E però quando noi eravamo nella stanza subito si metteva a giocare, a carezzare Zoom e a coccolarsela come sto facendo adesso io. Alessandra invece è un'altra bambina che anche lei è sempre bambina un po' particolare, anche lei è sempre impegnata con i compiti, con riguardare i programmi che la maestra gli mandava sul tablet, sempre collegata, sempre non aveva mai tempo di riposare. I genitori infatti erano contenti quando arrivavamo perché ecco, almeno un attimo staccava dagli impegni scolastici per giocare e distrarsi un po' con Zuma. E queste due bambine cosa mi hanno chiesto, queste due amiche? Mi hanno chiesto perché non hai fatto il salto al cerchio fuoco come avevi detto. Non l'ho potuto fare perché non avevo tempo, ve l'ho detto, altrimenti l'avrei fatto molto volentieri e avrei tolto il tempo a loro e la rubrica si occupa di loro. Noi della Magical Pet parliamo di Canin nel rapporto che abbiamo con loro e nelle varie attività che faremo. Quindi ecco, adesso Zuma sta facendo il suo show della coccola. E quindi non volevo togliere ulteriore tempo a loro. Però posso darvi un aiuto, una dritta, e tenetevela per voi perché c'è all'interno di questa rubrica qualcuno che ha una specialità tutta quanta sua. È una persona che fa molte cose e so di certo che è molto bravo a fare i salti nei cerchi di fuoco e anche nei cerchi di grano addirittura. Lui me l'ha detto, però si è raccomandato, ha detto non dirlo ai bambini, altrimenti mi tocca farlo. E io gli ho detto, Ialino, non ti preoccupare, non dirò a nessuno che fai queste cose, però voi vi posso aiutare perché se voi magari chiedete nella rubrica, e lui è quello che porta gli occhiali anche qui sopra, poi è abbastanza, avete capito, no? Com'è lui. E Zuma, puoi venire qui? Vieni qui, vicino a me. Oh, grazie. Thor? Thor? Oi? Va bene, Thor, se n'è andato, non importa. E ecco, potete chiederlo, vieni qui. Eccolo qua, bravo, vieni qui, Thor, vieni più vicino, bravissimo, così. Potete chiedere la rubrica. Adesso veniamo a noi, cosa facciamo oggi? Oggi faremo vedere delle semplici passeggiate che facciamo con loro, che abbiamo la possibilità di andare qui di fronte, che fortunatamente abbiamo un bel pezzo di terra con un oliveto e una spiaggia privata qui sotto, siamo al mare. E faremo una passeggiata con loro, però come le facciamo? Le facciamo guardandole dalla loro altezza e dai loro occhi. Come facciamo con delle attrezzi che ora vi farò vedere che abbiamo qui? E sono queste, sono delle GoPro che probabilmente già voi conoscete. Abbiamo preso questa pettorina dedicata, quindi la metteremo sopra di loro in questo modo, fissata bene. Fatti vedere, Thor. Vedi? Zuma, se ti togli la vedrò fissata bene e vedremo come si muovono sostanzialmente. E niente, non perdiamo ulteriore tempo. Adesso andiamo a preparare i cani, andiamo a fare questa passeggiata. Nel frattempo, voi vedrete una sorpresa che ho preparato poco fa, sempre con le GoPro. A presto.
Eccoci qui ragazzi, pettorini per me, pettorino per adesso Thor, l'ho indossata poi Zuma, e se andremo sotto faremo mordere Thor, sarà molto, e poi proviamo a vedere se Thor oggi si va a fare un bagno al mare. Arriviamo. Ragazzi, avete visto come nuota bene Thor? Bravo, eh? Mi è venuto voglia anche voi di farvi un bel bagno? Sono sicuro, perché io stavo lì per buttarmi, però ancora un po' freddo. Tra qualche mese potremmo anche noi entrare in acqua e fare i bagni come ha fatto Thor. Adesso andiamo invece in campagna qui di fronte e vediamo come si comporta Zuma in mezzo all'erba. Thank you.
Bene ragazzi, allora noi abbiamo terminato, abbiamo tolto tutte le attrezzature, abbiamo fatto la doccetta a Thor, speriamo che vi sia piaciuto, ma ne sono certo, e okay, un grande salutone, ci vediamo alla prossima che sto preparando dei gran materiali, mi raccomando. Il gioco consiste nel colorare insieme in totale libertà. Non serve avere già in mente cosa dipingere. Lasciamo spazio alla fantasia e alla creatività e facciamoci ispirare dalle macchie e dai colori. Potremo usare i pennelli, le mani, schizzare e giocare con l'acqua. Girare il foglio e cambiare punto di vista. Insieme l'acqua e il colore creeranno delle forme, a cui potremo poi dare un nome. Thank you.
Eccovi alcune immagini per ispirarvi. Ogni macchia sul foglio darà origine ad un personaggio che sarà protagonista di una storia. Quindi vi aspetto alla prossima volta.